Ciao ragazzi, questo è un corso su un videocorso breve, non vi spaventate, su imparare a imparare, cioè questo famoso metodo di studio che tutti quanti nominano, ma che in realtà pochi sanno usare e conoscono in profondità, così come le evidenze scientifiche ci dicono al riguardo. Quindi per noi è particolarmente importante potervi fornire questi tipi di conoscenze affinché possiate imparare a studiare in maniera efficace. E in questo videocorso parleremo io e il mio collega Andrea. Andrea è un neurobiologo, ha studiato a Parigi e è sicuramente un esperto in grado di dirci come funziona il nostro cervello quando impara e perché alcune strategie sono ritenute molto importanti proprio perché vanno incontro al funzionamento del cervello. Vero Andrea? Vero, grazie Beatrice. Come detto, io sono Andrea e Beatrice invece è dirigente scolastico e preside ed è la nostra esperta di strategie di apprendimento. E quindi grazie a noi scoprirete le strategie per l'apprendimento efficace. Allora, prima di cominciare, voglio dire chiaramente una cosa. Non si tratta di strategie complicatissime, tutt'altro, vi accorgerete in questo corso che possono quasi sembrare delle banalità. Tuttavia, quello che è importante perché queste strategie funzionino è metterle in pratica. Ragione per cui Beatrice ha pensato a una piccola sfida per voi per questa settimana. Vuoi spiegare? Ok, non vogliatemene, ovviamente è una cosa del tutto volontaria, però sarebbe carino provare a vedere se queste strategie funzionano anche per voi, così come la ricerca dimostra funzionare in tutte le scuole del pianeta. Allora, se volete mettervi alla prova, noi vi chiediamo questo. Questa settimana avrete magari dei compiti che vi saranno stati forniti dai vostri insegnanti. Ecco, potrebbe essere carino fare questi compiti, quindi svolgere il vostro lavoro settimanale secondo le indicazioni che vi forniremo io e Andrea. Vedrete che saranno cose, come vi anticipava Andrea, molto molto semplici. Quindi voi potrete farvi una sorta di pianificazione di attività e poi successivamente vi manderemo un link a uno strumento, a un foglio di Google Form in cui magari vi chiediamo di inviarci le vostre osservazioni e la vostra percezione di efficacia di queste strategie, così in modo tale da vedere se funzionano o se non funzionano. Vi ricordiamo però, e poi Andrea credo che avrà qualcosa da dire al riguardo, vi ricordiamo però che non sono strategie che funzionano appena le provi, che vanno comunque implementate e pian piano un allenamento come la palestra, no? A volte diciamo in propriamente che il cervello è come i nostri muscoli, ovviamente non è un muscolo, ma ha bisogno di allenamento. Quindi noi vi forniamo l'input, ma sull'output dovete lavorare, vero Andrea? Esattamente, la cosa più importante è trasformare queste strategie che noi vi diremo in un'abitudine. E la cosa incredibile è che queste strategie si adattano a qualsiasi cosa dovrete imparare, quindi a qualsiasi materia scolastica, ma non solo, si applicano a qualsiasi tipo di apprendimento, compreso l'apprendimento, per esempio, di abilità musicali oppure motorie. Vedrete che imparare e implementare queste strategie vi renderà molto più capaci di apprendere qualsiasi cosa vogliate. E Allora detto questo, cominciamo! cominciamo!